Oggi siamo qui a presentare questo progetto che nasce da questi ultimi mesi, nel senso che il comune di Cernobbio è uno dei comuni fioriti che partecipa a livello regionale, quindi da qui abbiamo iniziato a capire cosa si poteva fare. E quindi ecco il nome Qui c'è campo, che nasce un po' dalla cultura degli orti, quindi dalla riscoperta dell'agricoltura che i nostri giovani tutti i giorni stanno cercando di sviluppare. E quindi abbiamo detto chi possiamo coinvolgere e come coinvolgere, perché poi queste iniziative che magari rimangono ferme il primo anno e poi vanno a sminuire, invece il nostro obiettivo è quello di aumentare sempre di più questa iniziativa che diventa un punto di riferimento sul territorio, non solo turistico ma anche agricolo. Quindi ecco perché abbiamo avuto poi insieme a Coldiretti questa iniziativa, e ti ringrazio di questo progetto di collaborazione. E che cos'è questo progetto? Questo nasce un po' dalla mia delega, nel senso che ho creato, forse, non so se dico, a livello provinciale non esiste, è questo sviluppo integrato del verde e nuova agricoltura. Perché questo? Perché credo che i giovani che all'interno della scuola fanno formazione, ma devono essere anche inseriti nel mondo del lavoro e capire cosa vuol dire fare agricoltura. Ed ecco che a Cernobbio, dove abbiamo questa Villa Bernasconi, dove negli anni intorno alla Villa Bernasconi c'erano degli orti, e le persone, quindi gli operatori dell'allestitura della Villa Bernasconi insieme ai padroni di casa utilizzavano questi orti a livello sociale, quindi di questo tipo qua. E da qui la possibilità a Cernobbio di realizzare degli orti sociali, quindi stiamo andando avanti con un progetto con degli interlocutori come il Consorzio Forestale, come la Fondazione Minopio, che ringrazio, che oggi ci ha dato dottoressa Zotto, che poi inviterò anche a lei a parlare un po' di formazione, perché credo che sia un connubio da portare avanti. E questa possibilità di cosa c'è a Cernobbio? Allora, due occasioni. La prima, quella di sabato 11, che è più diretta agli operatori, che l'obiettivo è quello di sviluppare gli operatori del territorio e far conoscere ai turisti e non due strutture che abbiamo su Cernobbio, che abbiamo posizionato al centro civico di Piazza Santo Stefano, diventerà un polo culturale del verde, quindi punto verde e di riferimento per il territorio locale. Quello invece di domenica è in Piazza di Sorgimento, quindi arriva, c'è questa mostra al mercato dove coinvolgiamo non solo Coldiretti, perché credo che Coldiretti è un punto di riferimento, ma che abbia permesso di creare questa rete territoriale con le associazioni, con chi vive il territorio, ma soprattutto, come dicevo, legando la società autofricola Comese e a chi vive. Quindi prodotti locali e azioni di shop cooking, ma vedo dal programma anche piante, fiori, e quindi qualcosa anche di decisamente importante per il comune di Cernobbio, che so partecipa all'edizione di Comuni Fioriti anche quest'anno. Se ci puoi dare magari qualche dettaglio in più. Sì, allora, sicuramente qualche dettaglio su Comune Fioriti, perché io l'ho utilizzato, lo dico, nel periodo elettorale. Nel senso, da cosa nasce? Nasce da questo omaggiare tutti i cittadini cernobbiesi di avere sui propri balconi, sulle proprie zone un po' abbandonate, questi angoli fioriti. E da qui subito, a giugno 2018, abbiamo aderito a questo concorso dei Comuni Fioriti, che è un'iniziativa che vede a livello regionale oggi solo il Comune di Cernobbio, quindi la provincia di Como, che ha aderito. E visto che il territorio comasco e cernobbiese abbiamo orticolario, lanceremo alla chiusura di orticolario il fiore di Cernobbio. Quindi questa è una cosa in più che ci permette di far conoscere ancora di più il nostro comune, ma anche quello di rendere più vivo il territorio anche da un punto di vista di abbellimento di fiori.